Seconda parte di questa nostra puntata, torniamo all'aspetto di campo per ora ed affrontiamo i dopo partita delle varie formazioni marchigiane di sabato, cominciando dall'Ancona, ascoltando Mister Brini e il suo elogio, insomma, all'orgoglio della sua squadra, il fatto di allenare tanti uomini. Questo è il concetto del mister. Sentiamo. Intanto guardiamo ai 3 punti che sono fondamentali. Gara, diciamo, anche sofferta, ma questo è calcio e questa è la Lega Pro. Sicuramente stiamo crescendo da questo punto di vista mentale e questa è la cosa che mi fa più piacere, pur avendo tante difficoltà. Questo significa che c'è una squadra di uomini, una squadra che lascia perdere tutto quello che è all'esterno e credo che sia la nota più positiva che ci potrebbe essere in una situazione del genere. Perciò facciamo lavorare questi ragazzi come stanno facendo e lasciamo agli altri sicuramente cercare di risolvere i problemi che conosciamo tutti. Ma questa è una forza che questi ragazzi hanno, lo sapevo. Però lo stanno dimostrando. A me dispiacerebbe perdere questo patrimonio, perciò credo che da parte nostra stiamo cercando, per quelle che sono le nostre possibilità, di dare una mano a chi, se ha il piacere di venire ad Ancona, di risolvere qualche problemino. Questa comunque è la terza volta, perché la prima volta a Pergo Crema. Da novembre i calciatori, non, anzi da ottobre, non hanno più preso lo stipendio e il guaio è che non pagavano più gli affitti e qualcuno ha dormito anche con la famiglia in macchina. Qualcuno è andato via perché non aveva più le possibilità per rimanere. Un gruppo è rimasto, noi a novembre, a fine novembre eravamo primi in classifica. Dopo che successe questa cosa, riuscimmo a salvarci, però la squadra fallì comunque. Ripeto, in queste situazioni devi avere un gruppo che al di là di tutte le problematiche che ci possono essere quotidiane e settimanali, è inutile che vi elenco le cose perché non ha senso neanche dirle. E questi lavorano come veramente ne ho visti pochi. Allora, Brini è arrivato ad Ancona, gli è stato dato il ruolo di riferimento, di garante del nuovo corso per il suo passato sportivo ad Ancona, che ci ricordiamo tutti molto molto bene. Adesso, soprattutto prendendo spunto dall'ultima parte della sua intervista di sabato, diventa ancora di più un riferimento perché ha esperienza di annate finite male. E finché, possiamo dire che finché rimarrà qui, anche in condizioni come queste, in un certo senso può essere, no, la fortuna di questa squadra, perché altre volte, appena potuto, appena non ci ha visto più chiaro, se n'è andato. Finché starà qui. È l'unico caposaldo rimasto ed esistente ad Ancona in questo momento. Se per caso dovesse andarsene, sarebbe la fine. È lui che sta riuscendo a tenere unito il gruppo, ma si sta occupando, che io sappia, anche di tante altre cose. Non fa il solo allenatore, fa il direttore generale, fa il direttore sportivo, fa lo psicologo, fa di tutto, perché in questo momento non c'è veramente nulla attorno alla squadra. Quindi lui ha detto: neanche sto ad elencare tutte le problematiche perché sarebbe inutile, cioè, ne hanno tantissime, penso, durante la giornata, durante la settimana. Quindi è veramente il caposaldo di questo progetto, è in questo momento il caposaldo del gruppo. A lui, insomma, si affidano tutti i ragazzi, è lui che riesce a dare coraggio, a trasmettere motivazioni alla squadra. Se per caso dovesse mollare lui, saremmo veramente in un mare di guai, ancor più di quanto non siamo adesso. Concordi? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché Fabio, lo chiamo Fabio perché lo conosciamo Da molto tempo. da molto tempo,
sta correttamente interpretando il suo ruolo e io direi anche qualcosa di più. Sono sicuro che dentro il suo cuore Ancona non è una città qualsiasi, ma una città che praticamente gli ha dato tantissime gioie. Quindi, scusami, forse non è anche per questo che non se n'è andato? Sì, io penso che ha un debito morale con la nostra città, come noi abbiamo un affetto incontaminato nei suoi confronti, quindi fortunatamente io dico che questo connubio di emozioni aiuta al fatto di sopportare ancora questa situazione, perché secondo me Brini sta sopportando una situazione e se vediamo il bicchiere mezzo vuoto è stoico nel non esplodere, se lo vediamo mezzo vuoto io direi che in qualche momento qualche cosa di più forse Fabio potrebbe anche dire sul momento. Ci sono delle situazioni, lo ripeterò fino alla noia, che sono così poco trasparenti che anche un allenatore factotum, come diceva Daniele, ha diritto, io penso che saprà quasi tutto, ma sicuramente non tutto, perché noi sappiamo il 3% di quello che sta accadendo in questo momento sulla nostra squadra di calcio, dico noi, sto parlando della tifoseria, che è rappresentata dalla società. Dissero che per la prima volta in Italia una società era gestita dai tifosi. Io sarò logorroico, sarò noioso, ma secondo me questo è un punto che non può essere cancellato dal momento. Bisogna ricordarselo sempre. In questo momento noi siamo gestiti da una società gestita dai tifosi, fino a prova contraria. Ma se colui che gestisce ha una prova contraria, ce la porti, faccia una dichiarazione e lo dica. Su Brini è stato anche abbastanza chiaro nel corso delle ultime volte che ha parlato alla vigilia delle varie ultime singole gare di campionato, venerdì sera stesso anche all'Assemblea, in cui ha detto non voglio che nessuno giochi con la mia faccia, in sostanza per prendersi fiducia giocando con me, ecco. E in questo senso lui è stato il primo a dirsi il più sorpreso, ma il negativo della piega che stava prendendo la situazione ad Ancona, anche perché era venuto con programmi completamente diversi, o almeno gli erano stati più che raccontati, prospettati dei programmi completamente diversi e piani diversi da quello invece di cui stiamo parlando oggi. Lui ha sempre detto che ha parlato con Ranieri e non con nessun altro, si è fidato della famiglia Ranieri, che gli avevano prospettato un progetto importante. Forse l'unica colpa che gli si può additare dopo le prime settimane, quando uno con la sua esperienza sicuramente ha visto che qualcosa non andava, forse lì avrebbe dovuto magari essere più duro, essere meno condiscendente, però insomma magari lui pensava che l'organizzazione si fosse appena avviata, l'Ancona era partita in ritardo, quindi ci poteva anche stare qualche mancanza. Poi piano piano con il tempo si è reso sempre più conto che gli erano state fatte solamente promesse, ma di fatti concreti non ce n'erano. Adesso è veramente colui che sta tenendo in piedi l'Ancona e che ha, insomma, in poco tempo ha dato un'anima, un volto a questa squadra, costruita all'ultimo momento, anche con qualche lacuna, e adesso ha un senso della responsabilità anche nei confronti della città, nei confronti dei tifosi, quindi sotto questo aspetto è veramente incommiabile. Se gli si può muovere una colpa, forse all'inizio con la sua esperienza doveva subito capire che qualcosa non andava. Chiudiamo per un attimo il capitolo Ancona per parlare anche delle altre e per inoltrare quello che è comunque già vigilia di campionato almeno per due squadre, e stiamo parlando di Samb Benedettese e Maceratese, perché domani scenderanno in campo Samb Padova alla Riviera delle Palme e Albino Leffe Maceratese per recuperare la gara della prima giornata che non si è disputata per queste quattro squadre. E allora intanto partiamo dal dopo partita di Venezia Samb con la rabbia di patron Fedeli e Palladini, che già pensa al Padova, perché in caso di vittoria la Samb potrebbe salire al primo posto insieme alla coppia che oggi guida il girone B, ovvero Pordenone e Gubbio. Sentiamo. Più che amareggiato, deluso, perché pensavo di portare questo risultato a San Benedetto, un po' per qualche ingenuità nostra, un po' perché l'arbitro ci ha messo del suo e quindi un'altra volta siamo stati beffati. Invece di 6 ne abbiamo presi 2, e 6 meno 2 fa 4 punti buttati
qui possiamo dire abbiamo buttato in mare. Non dico che ci vuole la volontà di tutti, ma non ci vuole che ci mettano i bastoni per le ruote. Non so se noi diamo fastidio a qualcuno, se siamo diventati scomodi, perché improvvisamente è la squadra da battere, speriamo che non sia così. Non credo mai nella buona fede. Gli errori si fanno perché si vogliono fare. Si fanno perché si vogliono fare. La buona fede non esiste, la buona fede in chiesa si trova. Non mi è soddisfatto, il carattere, purtroppo non abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato sul campo. Tutta la squadra oggi si è mossa bene, il 10 nostro che ha fatto il passaggio del gol, poi ha fatto il secondo gol, Ortolano ha fatto abbastanza bene, ma soprattutto sono soddisfatto dal ritorno di Candellori che aveva fatto la prima partita emozionato, non era andato granché e oggi è tornato ad essere quello che era. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché sappiamo che il nostro obiettivo è quello di fare bene, ma queste partite servono a prendere consapevolezza e voglia di fare bene. Quindi complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, per quello che hanno dimostrato in campo. Per il resto, io ripeto, rimaniamo coi piedi per terra perché il nostro obiettivo è quello che sapete tutti quanti. Stiamo facendo bene, ma questo non vuol dire che poi non ci saranno momenti difficili. Io mi auguro che non ci siano mai. Siamo sicuri che prima o poi arriveranno delle difficoltà, ma noi dobbiamo essere bravi anche nei momenti di difficoltà a continuare a credere in quello che noi facciamo. Sugli episodi non c'entro perché non ho visto... le immagini non posso dire, posso dire che sul 2-2 abbiamo creato altre 3-4 occasioni per vincere la partita. Sapevamo che era dura, che era difficile, contro una squadra forte, una squadra attrezzata per vincere il campionato, però ce la siamo giocati a viso aperto, ripeto, un primo tempo equilibrato dove tutte e due le squadre hanno fatto meno forse rispetto al secondo tempo. Potevamo andare in vantaggio noi, potevano andare in vantaggio loro. Nella ripresa abbiamo fatto i due gol, poi ci sta che la reazione del Venezia venga fuori, soprattutto quando mettono quattro attaccanti di quello spessore lì. Poi il rigore ha riaperto la partita e noi non avevamo la forza per andarli a prendere. Poi siamo ripartiti bene 4-5 volte, potevamo chiudere la partita sul 3-2, però ripeto... sugli episodi non giudico e non dico niente perché non li ho visti e quindi non posso dare giudizi. Mi dicono che il secondo gol è di mano i miei giocatori, però non lo so. Beh, sicuramente si può dire che la Samu un po' di rammarico ce l'ha però per questo doppio turno con le più forti o le considerate tali. Insomma, sempre 2-2 con Parma e Venezia, ma sempre con quel retrogusto amaro dei possibili torti arbitrali dietro, no? E comunque pur avendo giocato forse meglio di Parma e Venezia in due partite la Samba ha raccolto due punti invece che sei come ad un certo punto di gara sembrava. La Samba deve crescere sotto alcuni aspetti per diventare una grande squadra, deve crescere nella gestione dei momenti, nella lettura delle situazioni. Ha dimostrato di esserci, di poter competere anche con le big, però non ha ottenuto queste vittorie che magari sul campo avrebbe pure meritato perché ancora pecca di ingenuità nei momenti topici e Parma e Venezia non l'hanno perdonata. È sulla buona strada e chissà che a gennaio magari con qualche ritocco da parte del vulcanico presidente Fedeli non possa anche colmare queste lacune. Ancora manca di esperienza nei momenti topici per diventare veramente grande, anche se ribadisco domani se dovesse vincere contro il Padova nel recupero sarebbe prima in classifica, quindi al momento si può dire poco alla truppa di Paladini. Scontro che sa di salvezza invece quello di domani per la Maceratese con l'Albino Leffe che abbiamo visto sabato perdere al Del Conero. La Maceratese invece si è rivitalizzata con la prima vittoria e si è arrivata con un'autorete, non ha fatto contenta la presidentessa, ma sicuramente è stata una vittoria che quantomeno porta un po' più di serenità e forse perché no anche consapevolezza al gruppo di mister Giunti. Il dopo partita ce lo racconta anche Enrico Scattolini con le sue interviste nel dopogara. Finalmente la Maceratese ha superato il tabù della mancanza di vittorie qui all'Elvia Recina e c'è riuscita contro il Mantova che è una squadra che si è presentata con un biglietto da visita importante per le partite esterne perché dei 6 punti in classifica la squadra mantovana ne aveva conquistati 5 in trasferta con la vittoria importante di San Benedetto,
mi pare anche il pareggio di Venezia. Effettivamente la Maceratese non ha giocato una grande partita e non è stata neanche un bel incontro. Il primo tempo ricco di studio, di fasi di studio, con molta prudenza dall'una e dall'altra parte, poi nel finale della frazione iniziale la partita si è accesa, c'è stata una traversa di Tripoli, però subito dopo ha compensato Colombi con un ottimo pallone tirato addosso al portiere in uscita. Poi è arrivato l'autogol di Carini, abbastanza imbarazzante, come ha sottolineato giustamente la dottoressa Tardella nell'intervista che ci ha concesso poc'anzi, perché non c'erano neanche attaccanti biancorossi che potevano dare fastidio ai difensori del Mantova. Solo un tiro cross di Colombi trasformato in gol, finalmente in un gol vincente per la Maceratese, che non ha attaccanti per segnare, segna pochissimo. Finora mi pare l'unico attaccante che abbia segnato sia stato Palmieri, e che quindi deve arrangiarsi. Ora, poi il secondo tempo è stato un monologo del Mantova nel metà campo della Maceratese, con una Maceratese che sembrava dovesse passare al 4-4-2, invece è rimasta il modulo tattico, lo schema tattico del primo tempo, con una leggera correzione di De Grazia, portato sulla fascia sinistra a controllare Tripoli, e con l'arretramento sulla linea di metà campo degli intermedi di Perilli. Ma niente di particolare, finché nel finale finalmente Giunti si è deciso a dirobustire la linea appunto di centrocampo con l'ingresso di Franchini, ma ormai la partita era finita. È abbastanza imbarazzante, diciamo. È andata bene, è un punto, tre punti che danno tanta fiducia. Imbarazzante però, Mariella, tante partite si vengono su autogol. Sì, no, per carità, solo che la difesa loro, non c'era un attaccante nostro, quindi insomma una leggerezza davvero incredibile. E per nostra fortuna poi loro hanno preso una traversa il secondo tempo, però dopo abbiamo... c'era stata la palla di Colombi. Sì, c'è stata la palla di Colombi, Lollo probabilmente era su De Grazia, probabilmente era rigore, sì. Insomma, una partita un po' rocambolesca, no? Con l'infortunio dell'arbitro, bene così, tre punti che danno fiducia. Facciamo un passettino per volta, ci siamo tosti di sto peso dello 0 sulla casella della vittoria. Io vorrei tantissimo che i miei giocatori prendessero questa vittoria come una molla per continuare, ecco, quindi abbiamo subito la possibilità di affrontare un'altra squadra che farà il campionato sulla nostra stessa falsariga, quindi parlo dell'Albino Leffe, che è la prima partita che andremo a fare, quindi recuperare subito le energie fisiche e mentali, che è fondamentale, e ci andiamo a giocare una partita contro una squadra che chiaramente viene da due sconfitte consecutive, perché ha perso in casa col Gubbio e oggi ha perso l'Ancona, quindi una situazione non, anche per loro non positiva, e quindi avrà, come dire, un valore doppio il fatto di portare a casa un risultato utile. Ecco. Allora andiamo con la grafica per il prossimo turno, la nona di campionato, perché è vero che domani ci sono questi due recuperi, ma se ci spostassimo ancora nel tempo di qualche giorno, ecco quello che accadrà sabato prossimo: Lumezzane Modena, San Benedettese Sud Tirol, Albino Leffe Ferral Pisalò, poi il derby Fano Ancona, Venezia Teramo, Gubbio Maceratese, Pordenone Sant'Arcangelo, Forlì Parma, Mantova Bassano, e poi un altro posticipo, quello tra Padova e Reggiana, lunedì alle 20:45. Per introdurre il discorso derby Fano Ancona, andando sul sito ufficiale Ancona1905.it, ci sono le modalità per la trasferta di sabato. Intanto 850 biglietti per il settore ospiti del Mancini, con i tifosi dell'Ancona che potranno acquistare solo biglietti per quel settore e solo in prevendita fino alle 19 di venerdì, e soltanto coloro che sono possessori di supporter car o, se volete, di tessera del tifoso. Punti vendita presso il circuito Booking Show, i soliti punti vendita del circuito Booking Show, 12 euro più diritto di prevendita. Il costo del biglietto, non ci saranno le iniziative varie come il Porta un Amico ad esempio, e si preannunciano dei controlli più accurati all'ingresso del settore ospiti. Però possiamo dire che è una bella notizia il fatto che uno dei due derby
a rischio, se vogliamo, questo con il Fano, ma poi anche quello con la Samb, almeno questo si riesca a giocare con i tifosi e sicuramente, vista anche la vicinanza tra Fano e Ancona, credo che ci sarà davvero tanta gente, tanti spettatori sugli spalti del Mancini per una gara che conta parecchio per entrambi, perché aprendo, visto che ti chiamano almanacco delle Marche, aprendo una piccola parentesi sul Fano, insomma, il Fano, come hai detto tu, ha una società forte alle spalle, ma forse sta pagando dazio per un salto di categoria così molto rapido, no? Sì, il Fano ha una società solida con il presidente Gabellini che può garantire un campionato di Lega Pro senza troppi problemi, però ha pagato lo scotto del noviziato. Forse ha pagato anche l'integralismo di mister Cusatis che insomma adotta solamente un modulo, il modulo a rombo 4-3-1-2. Vediamo che con questo modulo giocatori come Cazzola, che qua ad Ancona ha fatto le fortune fino a pochi mesi fa, non giocano. Quindi ecco, lo stesso Carotti fa fatica a giocare. La rosa c'è, secondo me, per inseguire la salvezza. È partito male, ha avuto anche un calendario difficile, avendo affrontato tipo sabato la Reggiana, quindi squadre forti. Però è una partita per l'Ancona da non sottovalutare, perché Fano sarà particolarmente carico e motivato per cercare di uscire da questo impasse, perché Fano ha pur sempre giocatori di una certa qualità, quindi attenzione massima, non sarà sicuramente una sfida facile, però è anche vero che l'Ancona in questo momento ha dalla sua una compattezza sia di gruppo che una solidità difensiva che può permettergli insomma di fare il risultato a Mancini. Ultimi due sms e poi andiamo in pausa. Il primo, grazie Brini, molto sintetico ma estremamente efficace. Poi facciamo tanti bei discorsi, ma 2 anni fa quando c'era la società c'era un buon allenatore, la squadra offriva un degno spettacolo, le presenze allo stadio erano desolanti, anche il tifoso dorico deve farsi un bel esame di coscienza, non crediate che fuori città le informazioni sulla volubilità dell'Anconetano non siano arrivate. Per tutto il resto, ovvero per la partita più ampia della società, vi diamo appuntamento a tra poco, ci fermiamo ma solo per un attimo.